chi è Gino Sorbillo? È la pizza napoletana. Da Via dei Tribunali a Bowery Street qui a New York, cosa direbbe tuo nonno che ha aperto la pizzeria nel 1935? Mio nonno non lo so come la prenderebbe, forse mi direbbe torna qua, tornatene qua. La pizza è ancora un piatto popolare oggigiorno? Secondo me sì, è difficile se c'è confusione. Se invece si ha un progetto chiaro, un progetto identitario, un progetto certo che racconta il tuo reale percorso, quello che ti appartiene, quello che hai visto, quello che hai sopportato, quello che hai ammirato, quello che hai patito, voglio dire, e ci metti la tua sensibilità, non perché l'hai letto, l'hai visto da qualche altra parte, quella pizza può avere quel tocco in più che serve. La mia forza e la mia caratterizzazione del lavoro che faccio è proprio il fatto di cercare di replicare questa pizza di Vicoletti che mi appartiene come crescita, nascita e crescita. Zii, tutti pizzaioli, l'arte della pizza si impara o è nel DNA? È molto nel DNA, la si impara perché c'è spazio per tutti, se c'è la volontà di imparare, così come la si può anche dimenticare, si possono avere lunghe tradizioni familiari, però voglio dire, se il mestiere non lo si cura, e si sbaglia, mentre invece bisognerebbe, come cerco di fare io, mettersi in discussione tutti i giorni, reinventarsi tutti i giorni e cercare di capire quello che la pizza sta vivendo, da dove viene, dove potrebbe andare, come la si potrebbe sempre di più migliorare. È senza dubbio un personaggio molto attivo sui social, quindi ha capito che la comunicazione fa la differenza. Come? Ma guarda, con l'immediatezza, con la spontaneità, diciamo, raccontando e cercando di raccontare quello che vivo, cerco di raccontare le mie giornate, la mia sensibilità, i miei momenti e di raccontare anche i momenti di vita che le persone trascorrono attraverso la mia pizza e attraverso i miei locali. A portare Napoli nei tuoi locali? Cercando di non modificare la ricetta, cercando di fare questa pizza di Vicoletti della città che ha delle caratteristiche molto tecniche anche molto evidenti. Come infatti tagliando lo spicchio di questa pizza, che può essere la margherita, la marinara, qualsiasi pizza, lo spicchio ricadendo verso giù o potendosi portare verso l'alto caratterizza e spiega il fatto che è una pizza di manifattura napoletana. Il fatto stesso che i prodotti sopra, per esempio, hanno la propria identità, non vengono trasformati. Io spesso, cioè, io non lavoro con creme, cremine. Per me la pizza napoletana deve avere dei prodotti sopra, degli ingredienti che possono essere due o tre massimo, di solito non supero questo numero, che mantengono la propria identità. Ed è un modo di lavorare questo tipicamente napoletano, della tradizione napoletana. Gino Sorbillo ci mette sempre la faccia, anche questo fa la differenza. Sì, sì, ci metto la faccia nel bene e nel male. Sono testardo e coraggioso, generoso e altruista. Quando ho cominciato a vedere che avevo sempre di più una clientela internazionale, ho pensato che era arrivato il momento di uscire fuori da Napoli e di rischiare, no? Molte persone, diciamo, mi hanno anche criticato, mi dicono: no, come tu porti la pizza lì, le persone, i turisti devono arrivare a Napoli, la devono mangiare qui, sembra quasi che tu tradisci la nostra città, la tua città, mentre per me invece è stata un'operazione coraggiosa e importante, perché se si riesce a replicare quel prodotto a distanza pure di 700-800 km, o come in questo caso a distanza di 8000 km, significa che qualcosa lo sai fare e vai anche oltre il mestiere del pizzaiolo. New York che tipo di mercato è a differenza di Napoli? È un mercato molto esigente, c'è molta offerta, c'è molta concorrenza, le persone sono molto preparate, ci sono tanti talenti, tante scuole di pensiero, tante contaminazioni.
e questa cosa rende, come dire, attivo l'interesse, diciamo, l'interesse e l'attenzione sul prodotto per cercare di non fare brutte figure. Gino Sorbillo, se non avesse fatto il pizzaiolo, che cosa avrebbe fatto nella sua vita? Ah, di sicuro l'artigiano, il fabbro, il falegname. Che comunque devi metterci le mani, sai. Imprimerci un messaggio in un prodotto trasformandolo e modificandolo, come in questo prodotto qua. Trasformando la farina, unendola all'acqua, al lievito e al sale, lavorandola, facendola lievitare e spianandola, mettendoci il pomodoro preparato poco prima schiacciato a mano, il fior di latte fatto da un caseificio sempre a mano, l'olio umbro straordinario di un consorzio, il basilico a crudo viene fuori un'opera d'arte. Qui c'è la mano dell'uomo e la mano degli uomini.